Ehi Siri, riproduci Hall of Fame. Più sporco del fuoco. Andiamo in montagna Shields. Tu mi guardi coi tuoi occhi da cerbiato. Quella bag mi sta aspettando. In questi anni non mi sono certamente la mia vita. Un film, parlo di morte. La notte vedo i fantasmi. Per questo che li assecondo. Per questo che i miei secondi sono più corti dei vostri. Al momento sono in God mode. Non mi toccano i gossip. Non mi toccano i top. Né i top. Né i giornalisti. I forum. Né quello che dite voi. Canali di informazione. Non di fake. Di pose. Sangue sulle ricoveri. Il mio sangue sopra il portafoglio in pelle di pitone. Tu sai. La corona. Questo qui, ragazzi, è il primo rifugio di San Biagio. Ma noi andremo più su. Boys, eccoci qui. Da qui diciamo addio all'appunto e andiamo a piedi. Qui c'è una piazzola dove si può arrivare ancora con la macchina. Ma da qui in poi non si può andare più con la macchina. E andremo a piedi nel nostro super percorso. Comunque, ciao, sono Luca. Niente, questo qui era un po' più un video personale di quello che faccio di solito, anche se sono molto personali anche quelli. Ma ci tenevo ad essere molto più real in questo video. Per questo siamo da soli, in mezzo al cazzo di nulla. Non so quanti metri stiamo, però è stupendo questo posto. Se non esce un orso che mi si mangia, questo video uscirà. Lì possiamo osservare il lago di San Biagio, ho detto lago La Selva, o anche lago di Gardito. Sarebbe più di Gardito, però noi diciamo lago di San Biagio. Ed è un posto troppo figo, volevo arrivare al rifugio sopra. Questa qui è la prima area sosta. Da qui si vede anche casa mia, pensate voi. Figo, no? Ella. Già qui siamo a 1360 metri. Vediamo a quanti metri arriveremo alla fine. L'altro problema è che non sono troppo allenato. Raga, è molto 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 ripido. In poche parole mi sto crepando, però vabbè. Alle macerie di me stesso, mi faccio spazio tra i sassi, troverò qualche sopravvissuto. Io ci avevo creduto, scappare dal mio posto che costruisco. Raga, sono arrivato. Non ci sta un cazzo, però qua il nulla è bello. Qui c'è anche un rifugio, credo costruito dal comune di San Biagio, ma non vorrei sbagliarmi, quindi sarà costruito da qualcuno, nel dubbio. Con un pannelletto solare, molto figo. E vorrei soltanto scappare dalla situazione. Se dico mo io dentro non ho un'esagerazione. Giornate piene di veleno, c'ho la collezione. Mostri nel cervello, quindi faccio disinfestazione. Dico di stare sempre bene, sì ma oggi no. Ho fatto da anni, penso ad evitare il prossimo. Però non posso sopportare gli occhi della donna che amo, che mi guarda. Ok, entriamo. Wow, raga. Ok, non si vede molto, però è una figata. La legna, poi ci sta tutto. Ci sta pure l'olio, penso. Per cucinare. No, vabbè, che svolta. O se qualcuno di notte non riesce a tornare a casa, o se qualcuno semplicemente vuole passare una bella giornata qui. Anche la stufetta, raga, che svolta. Con la legna lasciata, no, vabbè. Fighissima sta cosa. La griglia per la carne, addirittura pentole. Scola pasta, macchinetta del caffè. Ora il mio senso civico è a palla. Giuro. Ricordiamo come l'abbiamo trovato. Ok, niente, ci tenevo a condividere nel mio video anche qualcosa di San Biagio. Volevo parlare un poco. Allora, nell'ultimo periodo non è stato proprio bellissimo per me. Questo spiega anche i video un po' più contro, cioè state contro sole. Dicevo, i video un po' più di scarsa qualità, ovviamente l'abbiamo notato tutti quanti.
Ma soprattutto per il contenuto, perché appunto non avendo ispirazione, cioè non trovavo contenuti da portare. E ovviamente per portare cose fighe servono i soldi, secondo me. A parte questo video che è figo senza soldi, però vabbè. Comunque sia, io, cioè, ho sempre avuto il canale YouTube da quando sono piccolo, da 14-15 anni. E appunto mi è sempre piaciuto un sacco condividere cose, video, giochi, cose che appunto piacevano a me in quel periodo. Solamente nell'ultimo periodo ho finito il servizio civile, quindi giustamente non mi pagheranno più. E anche mandando diversi curriculum da tutto quest'anno non ho trovato un cazzo di lavoro. E oddio, ci sarebbero alcuni lavori che potrei fare che mi hanno anche chiesto. Diciamo che non mi proprio, cioè, che non mi proprio piacevano come lavori, quindi preferisco di no. Fatto sta, ho mandato almeno 30 curriculum a posti in cui ero abbastanza interessato, dove non mi hanno chiamato a nessuna, quindi bello, ottimo. E questa cosa ovviamente ti demoralizza. Capisco che è una cosa che può succedere a tutti, sicuramente sì. Anche per questo volevo farci un video, perché è abbastanza normale, cioè non essere presi ai curriculum. Cioè chissà quanta cazzo di gente lo manda. Ovviamente oltre al lavoro c'è anche il fatto della mia ex, che non ho proprio superato del tutto la nostra rottura. E niente, quindi stavo un po' giù, un po' depresso nell'ultimo periodo. Infatti sono stato un botto in casa a giocare a Fortnite. Non ho avuto tante idee per nuovi video, perché non ho tanti stimoli nuovi. Finché non arrivo a stamattina che dico, cazzo, io devo fare qualcosa, devo svoltare, devo fare un video almeno, almeno un video. E allora ho detto, vabbè, vado in montagna e niente, parlo di me. Perché appunto molti si pensano che io sia proprio un coglione, però è ovvio che nei miei video c'è un po' di personaggio, cioè non sono proprio io al 100%, ovviamente. Dicevo, se prendiamo per esempio il video Rimorchiamo ragazzi e Cassino, quello è frutto di un pomeriggio di riprese espresso in 8 minuti, cioè. Welcome to Casino. Sono io, ma è anche un po' un personaggio, diciamo, ovviamente. Vorrei fare i video davvero fighi, tipo che ne so, in America o queste robe qua, ma ovviamente per viaggiare servono dei soldi. Quindi sto cercando di trovare un lavoro che dico, non dico che mi piaccia, che sia bellissimo, ma che non mi faccia completamente schifo almeno. E niente, tutto qui. Ora devo riscendere. Ah, attualmente siamo a 1552 metri. Dai, siamo saliti un po'. Ora riscendiamo, che devo andare a editare questo video stupendo. Sono venuto qui anche per staccare qualche ora e per riflettere un po' da solo. No, sto scherzando. Raga, non so solo. C'è lui, lei che mi fa compagnia. Ciao, bro. Non c'è niente di buono in me, a parte le mie ferite. E nel cuore c'ho un vuoto, sento addosso quel fuoco. Come Cazzo, che correre figata, come un video di Ghita. oppure annego nel mio dolore. Raga. Raga, le pale eoliche. Non le andremo ad affrontare in questo video perché le ha già affrontate Luis. Magari in un prossimo video le affrontiamo. Ancora voi? Credevo di avervi sconfitti. Luis è pericolosissimo. Lasciami fare. Laghetto. Per arrivare qui sono salito almeno 200 metri, spero di salire almeno 200 iscritti con questo video. Ma sta cosa è fighissima, queste scale che hanno costruito. Sapete che canzone ci sarebbe bene per il nostro ritorno? Un piccolo comune italiano. E niente, Kid Yugi ha fatto l'inno del comune. È una canzone. Vabbè, me la metto, dai. Chi tra editor, mi fa sto piacere. Grazie bro. Mass Afghanistan. Se da tarantella, lei mi dà il suo tarallino. Un eroe senza mantella, una dama senza armellino. Crepitio nella padella, nella trap con l'angorino. Il mio amico da un po' smascella, qui si pippano il digestivo. Una traccia di 21 milli, un grammo è diventato un chilo. Il chilo è diventato un giro, quel giro che adesso è mio. Una grotta diventa trap, l'agnello il lupo cattivo. Un ranocchio diventa un uomo, l'uomo ora è nel mirino. La noia diventa pazza, la pazzia diventa omicidio. Passa mano diventa trap. Quella tratta ora è il mio destino. Un nemico e un pagellino. Kid Yugi sono unico e trino. Mi ero perso come pollicino. Prendo 10 solo al palloncino. Non venite a ballare in Puglia. No, 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 no. Massafra come Ruanda. TA a sud come Atlanta. Non venite a ballare in Puglia. Mi manca la palestra. È stato faticoso, ma ne è valsa la pena. Sono contento di aver fatto questo video chill. Spero possa essere d'aiuto a qualcuno. Comunque, il messaggio che voglio lanciare è zero presura, state tranquilli anche se affrontate un brutto momento e guardate i video di Kitra che magari vi aiutano. E niente, ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.
L'importante è stare nel chill, sempre. Birra croccante, sto pensando solo al contante. Vestito bene come un importante, ogni carico era abbondante. Il guadagno era una costante. Mi sta scomparendo il ferro nelle mutande. Se muoio diventa White Town, ma safra come lo block. Chi scende torna in shell shock. Pulo, pulo, pulo.